attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza. Giovanna d'Arco nacque in una famiglia di contadini a Domremy nel 1412 in Normandia. Durante la guerra dei Cento Anni si sentì chiamata da Dio a soccorrere il re di Francia, le famose voci interiori di cui parlò lei stessa più volte, e a cacciare gli inglesi dal suolo francese. Nel 1429, a soli 17 anni, raggiunse il delfino Carlo, futuro re Carlo VII, nella città di Chinon, convincendolo ad affidarle il compito di tentare un'offensiva contro gli inglesi. E ci riuscì grazie al suo straordinario carisma. Giovanna riformò l'organizzazione dell'esercito, rimotivandolo e trascinando con il suo esempio le truppe francesi, imponendo uno stile di vita rigoroso, quasi monastico. Il primo effetto che ottenne fu quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia tra la popolazione civile ed i suoi difensori, cosicché soldati e i capitani, contagiati dal carisma della giovane, sostenuti dalla popolazione di Orléans, si prepararono alla riscossa. E liberata Orléans dall'assedio l'8 maggio 1429, vittoria che le valse il titolo di Puzzella d'Orléans, dopo qualche giorno ottenne una nuova vittoria. A Patier inflisse una dura sconfitta alle armate inglesi. Queste due vittorie permisero la conquista del territorio francese fino a Reims e quindi l'incoronazione solenne del Delfino, che assunse il nome di Carlo VII. Reims era la città dove da secoli avvenivano le consacrazioni dei re di Francia. Tuttavia, una volta incoronato re, Carlo VII fu preso dal desiderio di arrivare ad un compromesso e decise di trattare con gli inglesi. Giovanna non ci stette e volle invece continuare a combattere da sola senza l'appoggio della corona. Il 24 maggio del 1430 fu catturata dai borgognoni, che erano dalla parte degli inglesi, e a questi fu venduta per una cifra molto alta. Imprigionata nel castello di Rouen, fu processata per eresia e stregoneria. Condannata, Giovanna venne arsa viva, neppure ventenne, sulla piazza del Mercato Vecchio a Rouen, il 30 maggio 1431. Carlo VII non fece niente per aiutarla. Tuttavia, dopo la conquista di Rouen nel 1450, volle aprire un'inchiesta sul processo che portò alla completa riabilitazione di Giovanna d'Arco, sancita a livello più alto successivamente da Papa Callisto III nel 1456. Giovanna d'Arco è stata beatificata il 19 aprile 1909 da Papa San Pio X e canonizzata nel 1920 da Papa Benedetto XV. Giovanna d'Arco è stata successivamente dichiarata patrona di Francia, della telegrafia e della radiofonia, venerata anche come protettrice dei martiri e dei perseguitati religiosi, delle forze armate e di polizia. Oggi è la santa francese più venerata. Giovanna e la colpì nel segno e lei capì chiaramente.